In questo video presenterò i 5 punti principali da The 10x Rule, scritto da Grant Cardone. La regola 10x riguarda la mentalità di puro dominio e come essere l'alfa del settore. I punti principali generali che Grant Cardone fa riguardo a come raggiungere livelli estremi di successo possono essere divisi in due parti. Obiettivi estremi 10x e azioni estreme 10x. Ci sono un sacco di consigli pratici che possono aiutarti a svegliarti dal tuo torpore e farti raggiungere il tuo pieno potenziale. Vediamo come. Benvenuto in direzionecrescita.com, il primo canale di crescita personale in Italia, dove ogni giorno vieni guidato verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se ancora non lo sei già, iscriviti ed attiva le notifiche così da rimanere aggiornato su ogni nuovo video che pubblichiamo. Punto numero 1. Gli obiettivi 10x avviano il tuo successo. Forse hai bisogno di trovare un lavoro, perdere 40 kg o trovare il partner giusto. Sebbene questi scenari coprano diverse aree della tua vita, hanno tutti una cosa in comune. La persona che li desidera non ha ancora raggiunto il suo obiettivo. Raggiungere il successo, raggiungere i tuoi obiettivi, spesso si rivela molto più difficile del previsto. Questo perché le persone hanno la tendenza a sottovalutare il tempo, l'energia, il denaro e la fatica necessari per portare i loro progetti al successo. Questo è il motivo per cui gli obiettivi dovrebbero essere fissati molto più in alto di quello che potresti raggiungere. Diciamo che il mio obiettivo è fare un sacco di soldi. Quindi ho fissato l'obiettivo alla ragionevole quantità di 500.000 euro, che consentirebbe un livello di vita decente con una buona casa, buon cibo, una bella vacanza ogni tanto e alcuni di quei deliziosi massaggi thailandesi una o due volte al mese. Ma ora, fingi che abbia settato il mio obiettivo a 5 milioni di euro. Ora quello è un sacco di soldi. Non importa cosa finirò per ottenere, ma se fallisco il mio obiettivo, quale di questi due obiettivi preferirei fallire? Vuoi un grande margine di sicurezza per avviare il tuo successo? Questo è un trucco che viene adottato all'interno dello sport, e più specificamente, i personal trainer lo usano con i loro migliori atleti. Gli atleti si sono fissati di diventare il numero uno, nient'altro. Ora, questo potrebbe non essere sempre realistico per tutti, ma non è nemmeno questo il punto. Il punto è che le azioni della persona sono quindi allineate con il loro obiettivo per 10 volte. E se l'obiettivo si è rivelato irraggiungibile, hey, almeno l'atleta è finito al terzo posto ed è riuscito a surclassare come il 99% di tutti gli altri concorrenti. Questo vale negli affari, nella vita personale o altro. Stabilisci obiettivi così alti che se anche non dovessi esserne all'altezza, verrai comunque percepito come, e sarai, un vincitore. Punto numero 2. È richiesta un'azione 10x. Ancora una volta, la quantità di tempo, energia, denaro e impegno necessari per portare un progetto al successo è spesso sottovalutata. Quando ti accorgi che il tuo calcolo degli sforzi necessari è sbagliato e non è sufficiente, si diventa visibilmente deluso e scoraggiato. Questo ti fa identificare erroneamente il problema come un muro che non puoi abbattere, e prima o poi presumi che l'obiettivo sia irraggiungibile, e infine getterai la spugna. Se invece prevedi che la quantità di lavoro richiesta sarà di 10 volte tanto, c'è da aspettarsi qualche contrattempo e quei muri che colpisci non saranno più di cemento. E se questo si rivelasse falso, ossia che non ci sono state grosse battute d'arresto e tutto è filato liscio come l'olio, e indipendentemente da quanto migliore sia il tuo prodotto, servizio o proposta, c'è sempre incertezza, cose che non puoi pianificare. L'economia oscilla, appaiono questioni legali, la concorrenza rende il tuo prodotto inferiore, esaurisci i soldi, l'intero settore viene sconvolto, la tecnologia cambia, problemi della gente, altri problemi della gente, elezioni, guerre, scioperi, questi sono solo alcuni dei potenziali imprevisti. Quindi fai un piano di tutte quelle azioni che ti servono per completare il tuo progetto con un piccolo margine di sicurezza. Quindi moltiplicalo per 10. Ecco qua. Ora è un numero molto più realistico. Considera i viaggi nello spazio e lo sbarco sulla Luna. Il fatto che possiamo mandare gli umani sulla Luna e inviare delle cristo di Tesla nello spazio è strabiliante, ma non era e non è un compito facile. L'obiettivo iniziale era di 10 volte più grande e le azioni richieste erano 10 volte maggiori. Per raggiungere la grandezza, lo spazio di manovra deve essere grande. Punto numero 3. Crea la tua fortuna. Avere obiettivi 10 volte più grandi, seguiti da azioni 10 volte più grandi, creerà 100 volte la quantità di opportunità
a cui è esposta qualsiasi persona media. E la parte migliore è, dal momento che sarai più preparato a sfruttare queste opportunità, la quantità di valore nel seguire le tue azioni sarà inaudita rispetto a tutti quelli che sono i tuoi coetanei medi. Dall'esterno questo sarà percepito come fortuna. Ah, guarda quel tipo! È capitato che si trovasse nel posto giusto al momento giusto, se solo fossi così fortunato. Quello che non vedono è l'enorme quantità di azione richiesta per metterti in quel posto, per cominciare. Prendi Tiger Woods come esempio. Non importa cosa pensi di lui, però devi ammetterlo, ha avuto un enorme successo. Ma quando guardi un torneo specifico, alcuni dei suoi colpi li puoi percepire come colpi fortunati. Colpo fortunato, rimbalzo fortunato, tiro fortunato, fortunato a qualsiasi cosa. Ma ciò che non viene mostrato è l'enorme quantità di pratica. Migliaia e migliaia e migliaia di ore sul campo da gioco e milioni di tiri. Quindi, è davvero fortunato in quel torneo? O è solo il duro lavoro a dare i suoi frutti? Oppure prendi ad esempio i gestori di fondi, che gestiscono fondi diversi. Quale sarà il più fortunato, scegliendo aziende di maggior successo? Il manager che fa 100 tra meeting e riunioni aziendali all'anno? O il manager che incontra e analizza solo 5 aziende all'anno? Warren Buffett, ad esempio, è famoso per aver letto un'enorme quantità di rapporti annuali ogni anno. E direi che va bene così. A volte sì, la fortuna e l'incertezza potrebbero veramente inficiare in qualche modo, ma non possono essere calcolate. Inoltre, non vedi né senti parlare del gran numero di volte in cui il vittorioso ci ha provato ed ha fallito. Dopotutto, il mondo presta orecchio solo quando stanno vincendo. In conclusione, più azioni intraprendi, maggiori sono le tue possibilità di essere fortunato. Allora vai, agisci e crea la tua fortuna. Punto numero 4. Paura. Fai ciò che ti spaventa, è così che sarai il migliore. Io, ad esempio, stavo quasi impazzendo quando ho messo il mio primo video su YouTube. Se lo andassi a riguardare, lo sentiresti nella mia voce. La paura è quel grande indicatore sul quale dovresti concentrarti. Un'assenza di preoccupazioni ci fa capire che stai facendo solo quello che è comodo per te, e questo non ti porterà da nessuna parte. Paura, in inglese fear, sta per falsi eventi che appaiono reali. Usa questa sensazione, spesso evitata, come un semaforo verde per quello che dovresti fare. Ad esempio, se hai paura di chiamare un cliente, è un segno che dovresti chiamare quel cliente. In effetti, rimarrai stupito di quanto diventerai più forte e sicuro di te. E tutti temono qualcosa nella vita. Tuttavia, è quello che ognuno di noi fa con quella paura che ci distingue dagli altri. In realtà funziona come uno strumento competitivo, gratuito e inutilizzato per la maggior parte. Quindi, in conclusione, mangia le tue paure. Non dar loro da mangiare indietreggiando o dando loro il tempo di crescere. Impara a cercare e usare la tua paura, in modo da sapere esattamente cosa devi fare per superarla e avanzare nella tua vita. Punto numero 5. Non competere, domina. La competizione è per femminucce. Abbiamo tutti sentito la storia della tartaruga e della lepre. La lezione, ovviamente, è che la tartaruga vince perché arranca e si prende il suo tempo, considerando che la lepre si precipita, si stanca e perde l'occasione di vincere. Da questa storia dovremmo capire che è buono essere una tartaruga. Qualcuno che raggiunge i suoi obiettivi in modo lento e costante. Cazzate! Se ci fosse un terzo giocatore nella favola, diciamo il coniglio Duracell, che aveva la velocità della lepre e la fermezza della tartaruga, li avrebbe superati entrambi e non avrebbe alcun tipo di concorrenza. Il suggerimento qui è di avvicinarsi ai tuoi obiettivi come la tartaruga e la lepre, attaccandoli spietatamente fin dall'inizio e anche rimanendo con loro per tutto il corso della corsa. Porta la competizione nel tuo campo da gioco, dove vai all-in con energia ogni volta. Ed anche se fallisci, continua ad andare all-in, poiché la maggior parte delle persone non farà ciò che è necessario per essere al tuo livello. Otterrai grandi risultati indipendentemente dal campo. E poi continua ad accatastare legna e combustibile, più legna, più combustibile, finché il fuoco è così caldo e brucia così brillantemente che nemmeno i concorrenti o i cambiamenti del mercato o altro possano spegnere il tuo fuoco. Questi erano alcuni dei principali risultati della regola 10 per. Quindi, per raggiungere il tuo pieno potenziale, stabilisci obiettivi massimi di 10 volte. Non ti sembra che sia un modello ricorrente di persone di successo? I progetti, di solito, richiedono più di quanto inizialmente previsto. Pianifica e realizza l'azione per 10 volte.
Quando esegui l'azione per 10 volte, presto altre persone ti percepiranno come fortunato, se solo sapessero. Se c'è qualcosa nel tuo percorso verso il successo che temi, afferra quella paura per la coda, imbraccia la velocità della lepre e segui il movimento costante della tartaruga e sarai inarrestabile. Grazie mille per essere rimasto fino a qui. Lascia un mi piace se hai gradito e facci sapere tu cosa ne pensi nei commenti. Non dimenticare di dare un'occhiata alla descrizione di questo video per trovare tutti i nostri link più utili, incluso il nostro sito ufficiale con moltissime risorse utili alla tua formazione. Ricorda, il successo non è cosa ottieni, ma ciò che diventi. Ti aspettiamo al prossimo video. A presto!